Voi ragazzi che siete qui. Allora, diciamo subito che vogliamo creare un clima di amicizia e ci piacerebbe, insomma, l'abbiamo chiamata conferenza, insomma, in realtà potrebbe esserlo, ma diciamo che vorrebbe essere anche per gli esterni la dimostrazione di anche un po' di una simulazione di come lavoriamo in classe. Diciamo che l'idea di questo incontro è nata da una passione forse in comune che abbiamo scoperto avere io e il professor Daniele 2 anni fa, quando avevamo insieme una quinta scientifico, per cui lui mi ha appunto raccontato di questo aspetto di Calvino e di queste cosmicomiche. Io mi sono appassionata, questo aspetto di Calvino non lo avevo conosciuto molto, non ho molto a che fare con la scienza, faccio grosse difficoltà, voi lo sapete, ho grosse difficoltà. E quindi quell'anno mettemmo proprio in programma per i ragazzi della quinta scientifico, come penso sarà quest'anno per voi ragazzi, la possibilità di portare all'esame di scegliere tra le letture suggerite, in particolar modo delle letture che unissero scienza e letteratura. Quindi le cosmicomiche, che poi non è solamente di questo testo che parlerai, era diventato, diciamo, motivo di racconto e di discussione. Quando abbiamo accompagnato anche i ragazzi poi in gita a Bologna, devo dire che mentre loro girovagavano abbiamo chiacchierato, ecco, di questo aspetto. C'è poi un altro aspetto, questo è piuttosto tecnico. Ci siamo resi conto che, ma questo è un problema della scuola in generale, abbiamo dei programmi che sono effettivamente abbastanza vecchiotti. Vecchiotti in che senso? Nel senso che per abitudine, in grosso modo in quinta si parte da, lo sapete, Leopardi e si fa una fatica tremenda per arrivare forse all'ermetismo. E ci si perde poi tutta quella fetta che è diventata contemporaneità, perché se l'ermetismo ai miei tempi, ahimè, mi spiace denunciarlo, era la mia contemporaneità, ecco, adesso diciamo che l'ermetismo per voi, cioè ecco, voi state all'ermetismo come io sto ai dinosauri, grosso modo, no? Quindi, beh, insomma, più o meno. E quindi diciamo, l'esigenza era anche quella di creare delle occasioni, non tanto per far conoscere completamente l'autore, perché per parlare di Calvino ci vorrebbe un anno, come così per tutti, diciamo, questi autori che fanno parte del neorealismo, del postmoderno. Però ecco, diciamo che se l'intento è quello di aprire una finestra, ecco, su questi autori, lo scopo è poi anche quello di poter dare anche in anticipo ai ragazzi già un po' il sapore di quello che riusciremo a vedere poi a un certo punto verso la fine di questo secondo periodo dell'anno. Ecco, è caduto a puntino a ottobre il centenario della nascita di Calvino e quindi così è nata in maniera, diciamo, cioè ci è stata fornita proprio così spontanea questa idea. E questo, diciamo, è l'idea nata tra me e il professor Daniele. La genesi, ecco, di questo incontro. Quindi il primo avviso che diamo agli utenti è proprio questo. Tanto ci piacerebbe che fosse poi un incontro dialogato. Noi abbiamo preparato proprio il materiale così come sarà caricato su Classroom per i ragazzi, perché questo poi diventerà materiale sul quale poi prepararsi per l'esame. Quindi, mentre spiegheremo, daremo proprio delle indicazioni tecniche ai ragazzi. Quindi, conferenza in questo senso. Diciamo che il linguaggio di una conferenza è lo stile della conferenza è divulgativo, vale a dire far conoscere. Ecco, diciamo che se potessimo coniare dei nuovi termini, io non amo tanto i neologismi, i ragazzi lo sanno, però ecco, se dovessi coniare un termine mi piacerebbe che fosse curiositivo, cioè vale a dire stimolare nei ragazzi la curiosità, buttare qualche indicazione in modo tale che poi i ragazzi possano un domani, perché non dovete fare indigestione ovviamente, non c'è pericolo conoscendovi, ma voglio dire proprio a ridosso dell'esame, ecco la curiosità, no? Un domani di andare a rileggere. Non abbiamo presentato la terza collega. Allora, la terza collega è Sofia Macorati. Dico collega perché ormai io e lei abbiamo un sodalizio di anni. Ha cominciato facendo la spalla come i concerti, no? Quelli che aprono i concerti. E quindi fin da piccolina mi ha dato una mano, adesso è diventata collega a tutti gli effetti. E insomma, succede sempre così, poi che l'allievo supera il maestro. Quindi l'augurio veramente che voglio fare a Sofia è proprio questo: di continuare a coltivare questa sua passione.
e di continuare a avere il coraggio di mettersi sempre in gioco, perché non è facile. Ecco, quindi questo è. Sicuramente adesso ci sarà un applauso, ma vorrei che questo applauso andasse al nostro quarto compare di viaggio, che è la moglie del professor Daniele Antonella, che è grafica e che ha veramente ideato e curato questa splendida locandina. Ecco, che non può, ecco, essere presente tra di noi. Allora, vi spiego come sarà strutturato questo incontro, così poi anche quando voi ragazzi avrete il materiale poi su Classroom, naturalmente dico subito che la parte che riguarda l'introduzione che farò io, che quindi è quella letteraria, non è opera tutta mia, ma è stata un lavoro di condivisione con i miei due colleghi e amici, che sono il professor Rosolini e la professoressa Francesca Bertoni Perin, con i quali io condivido tutto e quindi abbiamo realizzato insieme questa parte che io andrò a raccontarvi, ecco. E quindi è un lavoro di equip dei professori di lettere, quindi non della professoressa Antonella. Così abbiamo, credo, ringraziato tutti. Allora, il titolo è Calvino e il cosmo della parola, perché lo scopo è proprio quello di, soprattutto poi per la parte espositiva da parte del professor Buongiorno, di portarci dentro questo mondo così strano, no? E di come Calvino sia stato così bravo a tentare, non tanto di spiegare quanto di indagare, perché lui non ha nessuna pretesa di spiegazione quanto di indagine, proprio l'universo e il mondo scientifico. Diciamo che però dobbiamo cercare anche di inquadrare in qualche modo questo autore. Allora, vi faccio subito vedere, cari ragazzi, come sarà strutturato questo incontro. Allora, beh, innanzitutto io cercherò di spiegarvi brevemente che cosa dicono alcune critiche di questo autore, vale a dire come è inquadrato oggi, perché voi lo sapete, come è successo per Leopardi, come succede per Montale, come succede per molti, anche per il solito Carducci, solito nel senso che poverino viene presentato sempre come il poeta Vate, poi invece scopriamo che c'è un Carducci intimo che non conosciamo. Ecco, la critica poi si stratifica di solito, no? Dice quella è sempre quella, invece non si accorge che ci sono degli aspetti che vanno svecchiati. Insomma, anche i critici letterari sono un po' pigri ogni tanto. Noi abbiamo la fortuna, i ragazzi di Quinta lo sanno, di avere questi due autori, che sono Roberto Carnero e Giuseppe Iannacone, che sono stati, lo dico per le persone che non seguono le nostre lezioni abitualmente, grazie a Dio hanno già fatto la maturità, ecco, sono stati due professori di liceo. Poi sono stati professori di diversi indirizzi di scuole e poi sono approdati all'università, quindi sono docenti universitari. E durante le loro esperienze, e questa è la cosa più importante, si sono resi conto che, a questo devo dire che in questo Don Pasquale è stato profetico, e quindi potremmo metterlo nella triade, così abbiamo anche la Trinità, Carnero, Iannacone e Cavallo, che le domande più interessanti, gli aspetti più interessanti che spesso i libri saltano sono quelli che sorgono dalle domande dei ragazzi. Che cosa può interessare a un ragazzo? È un po' il concetto della letteratura. A me spiace usare questo termine, però voi sapete così. Cosa serve a me, ragazzo di 18-20 anni, conoscere quest'autore? Cosa mi può dare? Che cosa mi può insegnare? E che aiuto per la vita mi può dare? Quindi loro, a partire dalle esigenze dei ragazzi, hanno anche realizzato diverse antologie. Allora, io ho avuto la fortuna di partecipare, prima del Covid, ogni anno a delle giornate di studio che loro proponevano, e devo dire che sono state veramente illuminanti. Quindi i ragazzi lo sanno, perché le dispense sono queste, partiamo sempre con un inquadramento, perché questi due autori riescono a dare una visione un po' diversa di quella che è l'autore. Poi consigliamo sempre ai ragazzi il sito dei grandi della letteratura. La RAI si è data una gran mossa durante il periodo del Covid e ha pensato che la scuola potesse essere quella del maestro Manzi, per chi è vecchietto come me, che aveva insegnato a leggere e a scrivere ad una gran fetta di italiani analfabeti. Ora, grazie a Dio, non lo siamo più, però ecco, questo per i ragazzi è importante, provate ad ascoltare altre voci, cercatevi altre lezioni che ci sono sui siti, perché è bello ascoltare,
qualcuno che vi racconta quello che noi insegnanti vi diciamo in un altro modo. Allora, noi non siamo abituati a scuola a spiegare la vita dell'autore, le opere e poi i miracoli, come dico ai miei ragazzi, cioè vita, opere e poi pensiero, perché il pensiero emerge sempre dalle opere, quindi spesso e volentieri noi affrontiamo l'autore iniziando da quando nasce alla sua formazione, arriviamo magari alla prima poesia, ci fermiamo e ci leggiamo la poesia. E quindi che cosa succede? Succede che quando arriviamo alla fine dell'autore, generalmente, per tutti, insomma, non per quasi tutti, l'ultima poesia coincide poco prima di quando Gioia, ragazzi, dicono finalmente morto, perché è lunghissimo questo autore, è complicato. Qui però il tempo è tiranno e dobbiamo dare una panoramica generale. Allora io ho fatto una cosa di questo tipo. Ho realizzato un breve video, per cui inizieremo con questo, dura 6-7 minuti, che illustra grosso modo la vita dell'autore, in modo tale che abbiate una panoramica senza che io stia qui a raccontarvi tutta la vita. Questo vi aiuta poi anche per potervelo rivedere, quindi ci sono queste due indicazioni. Naturalmente poi per i ragazzi c'è la solita sintesi della vita in quattro tappe, quando riprenderanno il documento, e poi ecco, magari mi soffermerò un attimino su questo aspetto della che cosa intendi di che cosa intenda Calvino per letteratura. Eccoci, a questo punto questo è il percorso tematico di oggi, prova ad ingrandire. Allora, vi dico subito che Calvino, poi lo dirò, però ve lo dico subito, non ha un testo di riferimento il più importante. È un autore, come tanti autori che abbiamo già incontrato quest'anno, che vive delle fasi. Quindi il percorso è un percorso tematico. Allora io vi dirò brevemente in che cosa consiste la prima fase. Beh, vi ho messo naturalmente, ragazzi, vi abbiamo messo io e i professori tutto un elenco di tutte le opere che corrisponde, vedete, a una tavola sinottica, grosso modo, ai tempi della sua vita. Così un domani potete anche vedere dove si trova, perché Calvino è un uomo che viaggia e si muove moltissimo e non rinuncia a viaggiare. E quindi voi capite che spostandosi anche da un continente all'altro riceve stimoli e suggestioni di paesi diversi, di persone diverse, non solamente quest'Italia che sta uscendo subito quando lui comincia a scrivere dal triste periodo delle guerre, no? Quindi è proprio il periodo della lotta partigiana. Quindi avete anche questa tavola sinottica. Dicevo, come potete vedere, ci sono tantissimi testi e Calvino non ha un testo padre, diciamo. Perché? Perché segue delle fasi. Allora, la prima fase è quella che riguarda il suo interesse alla corrente neorealista, anche se ne prende un po' le distanze, non l'abbiamo ancora affrontata, vi dirò due cose, quindi il suo impegno per raccontare in un modo tutto nuovo la Resistenza. La seconda fase è quella, naturalmente poi abbiamo scelto un estratto che ovviamente non leggeremo, ma poi che in classe con i ragazzi potremo approfondire, che è tratto dal Sentiero dei Nidi di Ragno. Poi la seconda fase è quella che prende in considerazione la narrazione fantastica e qui in realtà c'è l'intervento della collega Sofia che ci racconterà, ecco, il Visconte di Mezzato, che tra l'altro è un testo che abbiamo letto in prima, è stata una scelta abbastanza complicata, difficile, ma insomma ce l'hanno fatta, quindi questo lo facciamo alla fine perché diciamo racchiude un po' l'idea che Calvino ha non soltanto del mondo, ma dell'uomo soprattutto. Ricordatevi che per gli autori, per gli scrittori, l'uomo è sempre il punto di riferimento e il punto di partenza, dobbiamo parlare di noi. E poi velocissimamente, ecco, questa critica alla società del benessere, perché ovviamente Calvino arriva fino ai giorni nostri, insomma, vi dicevo, non è morto tantissimo tempo fa, per me, per voi sembra è l'altro secolo, però insomma eravamo già tutti belli grandicelli, ed è praticamente quella critica alla società del benessere perché ormai erano sorte le città industriali. Dopodiché io mi fermerò e quindi ecco il professor Daniele ci racconterà, eccolo qua, la contaminazione tra letteratura e scienza, e lasceremo quindi la parola a Sofia che ci spiegherà e ci racconterà questo Visconte di Mezzato, dandoci poi anche uno spaccato di quello che lei ha amato, di quello che a lei è piaciuto, e insomma
Vi dico subito che noi tre non ci siamo ascoltati, non sappiamo di che cosa parleremo, magari qualcosa si ripete, però generalmente le cose che nascono così sono quelle che vengono meglio. Allora, io darei inizio a questo incontro dicendovi prima che cosa dicono Carnero e Iannacone, perché è importante. E diciamo che il ritratto, cerco di fare un riassunto anche per velocità, perché io veramente vorrei che avessero più tempo loro, diciamo che il ritratto che viene dato di quest'autore è il ritratto di un autore che ha saputo, come Montale, attraversare un periodo lunghissimo della nostra storia, perché praticamente passa dalla fine della guerra, quindi tutto il periodo della resistenza, per arrivare sostanzialmente a quando le città diventano industriali, a quando c'è l'urbanizzazione, la cementificazione, quindi il boom economico che ha dato tanto filo da torcere a tanti nostri contemporanei, pensiamo solamente, per me un conterraneo, al nostro Pasolini, oppure a Turoldo, i quali hanno visto in questo boom economico la perdita di quei valori e di quei principi così sani che vedevano anche il nostro Friuli legato alla, attenzione, semplicità, che non è mai banalità, ma è purezza della vita, del detto contadino, di questa cultura, diciamo, contadina. E quindi ci si è scaraventati tanto contro questo progresso, e lo stesso Pasolini è preoccupatissimo addirittura anche dall'avvento della RAI. Quindi diciamo che qual è la grandezza di questo uomo? Come quella di Montale, con una differenza, che Montale soffre il male di vivere, mentre guardate Calvino, che poco parla di sé, trasuda da tutte le sue opere un grande amore per la vita, un attaccamento proprio alla vita, è un entusiasta alla vita, cioè quella di osservare con molta attenzione le correnti del momento, che sono un po' come i funghi, si formano, si esauriscono, perché in realtà in loro non c'è poi alla fine un contenuto così profondo da poter restare nel tempo, però lui li osserva, attraversa queste correnti, io poi le ho citate, vi dirò qualche cosa, e riesce ad essere, vedete, tutte le sue opere sono nitide, dicono Carnero e Iannacone, dotate di un'arrivabile grazia stilistica, sono originali, hanno lucidità di pensiero, sono molto chiare, e soprattutto sono molto ironiche, e voi sapete che l'ironia è la chiave che ci consente di vivere bene la vita, e ci manca spesso una buona dose di ironia. Allora io parto con il video, e anche a nome dei miei colleghi, insomma, vi auguro, ecco, di godere di questo nostro incontro, e scusateci per i limiti, ma insomma siamo umani anche noi. Questo è il racconto della vita di un uomo taciturno e riservato, un uomo che, a differenza di molti letterati, inclini anche ad un certo egocentrismo, ha parlato sempre poco di sé, ma che tuttavia ha saputo, grazie alla sua creatività, raccontare il suo amore per la vita. Italo Calvino nasce a Cuba nel 1923. La città è quella di Santiago, Las Vegas, situata vicino alla Habana. Il padre è un agronomo ligure e la madre è una botanica sarda. Oltreoceano la coppia si è recata per alcune sperimentazioni agronomiche. Così racconterà Italo della sua origine. Della mia nascita d'oltremare conservo solo un complicato dato anagrafico, un certo bagaglio di memorie familiari e il nome di battesimo che mia madre, prevedendo di farmi crescere in terra straniera, volle darmi perché non scordassi la patria degli avi, e che invece in patria risuona bellicosamente nazionalista. Nel 1925 la famiglia rientra a Sanremo, la città natale del padre, il quale è stato chiamato a dirigere la stazione sperimentale di floricoltura. I genitori crescono Italo secondo un'educazione laica, razionalista, di matrice illuministica, e naturalmente lo fanno vivere in simbiosi con la natura. Per lui vogliono un percorso di studi che sia adeguato ad un giovane della buona borghesia. E così il ragazzo, dopo aver frequentato le scuole elementari valdesi, consegue la maturità classica nel 1941 presso il Regio Liceo di Sanremo.
Si iscrive poi nello stesso anno alla Facoltà di Agraria all'Università di Torino, dove il padre insegna agricoltura tropicale. A seguito dell'armistizio dell'8 settembre 1943, Calvino decide di appoggiare la lotta partigiana nella zona delle Alpi Marittime, tra le brigate comuniste Garibaldi. Il suo nome di battaglia è Santiago, in omaggio al proprio luogo di nascita. Durante un rastrellamento Calvino viene anche arrestato ed evita la fucilazione grazie ad un foglio di licenza militare contraffatto. È costretto ad arruolarsi tra i repubblichini, ma scappa, fugge, torna in montagna insieme ad un fratello che ha appena 16 anni. Si unisce ad una banda azzurra composta da badogliani moderati, monarchici, liberali, cattolici, democratici, prima di tornare in una divisione d'assalto garibaldina. Sono mesi bui. Il secondo inverno partigiano, quello del 44, è terribile, e non soltanto per il gelo, ma anche per i continui scontri. Il 25 aprile del 45, però, Calvino può finalmente sfilare per le strade di Sanremo con la sua formazione. L'interruzione degli studi e l'esperienza così totalizzante della guerra lo convincono ad essere estraneo alla propria tradizione familiare e attratto dalla società umana, dalla storia e non così tanto poi dalla natura. Decide così di abbandonare gli studi scientifici e nel 1946 passa al terzo anno della facoltà di lettere. Si laureerà a Torino nel 1947 in letteratura inglese con una tesi su Joseph Conrad. Nel dopoguerra Calvino decide di iscriversi anche al Partito Comunista. Partecipa attivamente alla vita della neonata Repubblica e pubblica anche il suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno. Questo romanzo viene scritto in soli 20 giorni, nel dicembre del 1946. La matrice è sicuramente neorealista. Raccontare cioè vicende legate alla Resistenza e ambientate in Liguria. La casa editrice che pubblica Il sentiero dei nidi di ragno è l'Einaudi, presso il quale Calvino è impiegato prima come dirigente e poi come consulente. Ed è in questi anni che si lega in amicizia a due grandi intellettuali, Cesare Pavese ed Elio Vittorini. Con il primo condivide il gusto per la letteratura, con il secondo la passione politica e civile. È all'inizio degli anni 50 che la scrittura di Calvino intraprende una nuova strada. I grandi temi della vita vengono ora presentati in chiave fiabesca e fantastica. E così dalla sua penna escono Il Visconte di Mezzato, Il Barone Rampante e Il Cavaliere Inesistente, quella trilogia romanzesca che nel 1960 formerà il volume dal titolo I nostri antenati. In seguito alla repressione e alla rivolta antisovietica in Ungheria, lo scrittore nel 1957 decide di prendere le distanze dal PC, pur restando sempre vigile sugli scenari politico-sociali, nazionali e internazionali. Insieme a Vittorini si cimenterà anche nella veste di direttore della rivista Menabò di Letteratura, particolarmente attenta anche al rapporto tra letteratura e industria. Gli anni 60 sono quelli che vedono il Calvino viaggiatore, Stati Uniti, Roma, Sanremo, Torino, Parigi, ed è proprio qui che incontrerà quella che diventerà sua moglie, Esther Judith Singer, detta Chiquita, un'argentina di origine russa, traduttrice dall'inglese per l'UNESCO. Si sposeranno a Cuba nel 64, durante un viaggio nei luoghi natali dello scrittore, e si trasferiranno successivamente a Roma, dove nascerà nel 1963 la loro unica figlia Giovanna. Parigi tuttavia resta la città del cuore di Calvino, il quale decide di spostarvisi con la famiglia nel 1967 e di risiedersi fino al 1980. Dell'amata capitale francese dirà: «Facendo lo scrittore una parte del mio lavoro lo posso svolgere in solitudine, non importa dove, in una casa isolata, in mezzo alla campagna o in un'isola. E questa casa di campagna io ce l'ho nel bel mezzo di Parigi».
E mentre i suoi libri vengono tradotti in varie lingue, la voglia di viaggiare non lo abbandona. Si rimette in cammino verso l'Iran, il Giappone, il Messico, senza però mai dimenticare la sua Italia, che ora però è quella delle contestazioni studentesche e del terrorismo. Collabora con il Corriere della Sera, con La Repubblica, che era stata fondata dal suo ex compagno di liceo, Eugenio Scalfari. Il rientro in Italia, e nello specifico a Roma, avviene nel 1980. Calvino prosegue la propria attività editoriale e dopo ben 40 anni di fedeltà agli Einaudi passa alla Garzanti. È l'estate del 1985, quella che lo vede impegnato a preparare un ciclo di conferenze da tenersi alla Harvard University. Il 6 settembre però viene colto da ictus nella sua villa toscana nei pressi di Grosseto. Morirà all'ospedale di Siena nella notte tra il 18 e il 19 settembre. Abbiamo la fortuna di avere il tablet e di avere tante possibilità e tante app per realizzare anche una lezione multimediale, quindi finché riusciamo, insomma, ecco, lo facciamo. E questo è qualche cosa, insomma, che ci rende anche orgogliosi. Allora, in grande velocità. Abbiamo capito che è un uomo curioso, abbiamo capito che è un uomo che viaggia, ma abbiamo capito che è un uomo che ha una grande attenzione alla sua vita, non solo sua, quella del suo paese al quale resta sempre legato, non soltanto per il nome attribuitogli dalla madre, ma soprattutto un uomo molto attento a quello che sta succedendo nella società intorno a lui. Allora, escono tre saggi importanti, dei quali io non vi parlerò, ma prendo solamente da questi saggi l'idea che Calvino ha della letteratura. Allora, innanzitutto la letteratura è, diciamo, un mezzo, come vedete, per poter partecipare alla storia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, innanzitutto, per Calvino la letteratura non deve essere schiava di nessuna ideologia. Vi ricordo che quando Calvino inizia a scrivere è il momento in cui finalmente gli scrittori si sentono liberi. E sono liberi dal che cosa? Dal regime fascista che aveva loro imbavagliato la bocca. Quindi il desiderio di scrivere è per tutti. Bisogna però trovare il modo, sapere che cosa raccontare e soprattutto come scrivere. Quindi il primo grande punto per Calvino, vedete, è che la letteratura deve essere autonoma, indipendente. Il secondo grande punto, vi dicevo, è che la letteratura diventa un mezzo per comprendere la realtà. Attenzione, Calvino non cerca soluzioni, perché sa benissimo che le soluzioni non ci sono o possono essere soggettive, però la letteratura ha un dovere morale, ha un imperativo, cioè vale a dire quello di provare a dare un'interpretazione. Lo scrittore quindi che cosa deve fare? Deve fare quello che dovrebbe fare uno storico, non raccontare la storia dagli eventi, ma raccontare la storia attraverso l'azione di chi la storia l'ha vissuta. Lo dico spesso quando faccio gli incontri, c'è questo programma televisivo conosciuto da tutti che dice la storia siamo noi, ecco, si adatta benissimo a quello che pensa Calvino, cioè Calvino fa un'operazione di, diciamo, farsi piccolo e provare a rileggere la storia, la triste storia dell'Italia in quel periodo, attraverso gli occhi dei suoi personaggi. Ora, quindi il poeta, lo scrittore, in questo caso lo scrittore perché è uno scrittore, ha anche una funzione sociale, che ricordo ai ragazzi essere stata anche quella del fanciullino di Pascoli, quando a un certo punto arriva il famoso concetto della filantropia, e un po' anche di Ungaretti, no? Che ci dirà il poeta è quello che deve andare in fondo, cercare di trovare le risposte, poi quando esce darle, saranno poche, ma fa come la Sibilla, torna, recupera questi frammenti di verità e poi li sparge. Perché? Vedo che sono arrivati i ragazzi di quarta, così si agganciano anche loro. Perché non è possibile comprendere la realtà? Perché guardate, Calvino è innamorato di un autore che voi avete conosciuto da poco, che è appunto Ariosto. Quindi per Calvino
come per Ariosto, la vita è un labirinto. In questo labirinto che cosa dobbiamo fare? Cercare di trovare almeno delle coordinate che possano darci la possibilità di orientarci, perché il rischio è quello di potersi perdere. Quindi vedete, la letteratura non ha affatto il compito di descrivere il labirinto, ma di provare a comprenderlo. Dentro questa vita ci siamo, la dobbiamo vivere, la storia fa parte di noi, cerchiamo di trovare questo bandolo della matassa. Dunque, dicevamo, gli autori adesso, tutti gli scrittori, si sentono finalmente liberi. Però attenzione, sono liberi ma escono da un periodo difficile, buio. Come diciamo spesso noi insegnanti ai ragazzi, raramente qualche poeta o qualche scrittore si è seduto al tavolino dicendo adesso voglio raccontare, scrivere questa cosa. Cioè la scrittura è l'espressione di quello che si sente, di quello che si vive, di quello che si ha dentro. E in questo momento gli scrittori hanno un gran desiderio che è impellente di raccontare gli orrori della guerra, di raccontare ciò che la società è stata. E in quel momento ecco che la lotta partigiana diventa il racconto della lotta partigiana, della liberazione, degli orrori, diciamo, della guerra e di quello che ha comportato, diventa un imperativo importante. Che cosa succede? Allora succede che nasce questa corrente che si chiama appunto neorealismo, che è una corrente che investe contemporaneamente cinema e letteratura. Quindi se qualcuno si interessa un po' di cinema, vedrà che molti sono i film dell'epoca del neorealismo. C'è, come dicono Carnero e Iannacone, una fame di raccontare la realtà. Come possiamo raccontare la realtà? In diversi modi. La possiamo raccontare attraverso un saggio, la possiamo raccontare attraverso una biografia. Sono tutti modi efficaci. Però Calvino, vi ho detto, ama la vita, ha uno sguardo diverso e allora ecco che capisce una cosa, intuisce o inventa. Insomma, molto l'aveva fatto anche Ariosto nei suoi limiti, una cosa estremamente importante, quella che vi dicevo, raccontare sicuramente la resistenza, e questo è il suo esordio neorealista, da cui però prende un po' le distanze, come? In un modo nuovo, e cioè facendo quello che vi ho detto, leggo, a raccontare attraverso gli occhi di un bambino di 10 anni quell'esperienza collettiva di dolore. È praticamente il racconto di Ping, il protagonista del Sentiero dei Nidi di Ragno, e così per aiutarvi un po', perché devo andare veloce, forse ne parlavo con qualche ragazzo di quinta, è un po' l'operazione che ha fatto, se volete, Benigni quando ha realizzato La vita è bella. È un film che ci fa a tratti sorridere, che ci fa vedere la storia di quei campi di concentramento dal punto di vista degli occhi di un bambino. Però attenzione, è un film struggente, è un film di dolore, è un film che ci fa riflettere. Quindi vedete, ecco che, scrivo quello che dice Calvino, il filtro fanciullesco permette la trasfigurazione fiabesca di eventi dolorosi e offre una visione dal basso, secondo una lirica ingenua. Perché una delle caratteristiche di Calvino è proprio quella di utilizzare un linguaggio immediato. Anche qui semplice, ma non semplicistico, anche perché è comunque una persona di cultura e comunque, insomma, per certi aspetti anche un classicista, nonostante questa formazione iniziale da agronomo. Quindi già la resistenza viene proposta in questo modo nuovo. Passiamo velocissimamente alla seconda parte, quando sostanzialmente Calvino capisce che l'esordio neorealista gli ha dato una chiave per poter raccontare non solamente la resistenza, il periodo buio, ma riuscire a provare ad utilizzare questo modo di narrare come fosse una lente di ingrandimento per guardare, poi ovviamente passano gli anni, le nuove criticità che emergono dalla società, perché grazie a Dio anche tutta la parentesi della resistenza viene superata. E allora che cosa succede? Eccolo qua, prende la fantasia, che appartiene a tutti, appartiene soprattutto ai bambini, e allora questi racconti fantastici che sono surreali, attenzione, ci servono, e questo è importante, non per evadere dalla realtà, perché spesso per noi la fiaba è un modo per evadere,
È la favola quella che poi ci dà la morale, ricordate, no? La differenza, e ci spinge poi ad una riflessione. Spesso la fiaba è evasione e invece lui decide di far questo, ve l'ho scritto, utilizzare la fiaba come lente di ingrandimento per spiegare la realtà. Lo stile è sempre nitido, essenziale, e il filtro è ironico. Allora, Sofia poi ci parlerà nel dettaglio, mi permetto soltanto di dire quello che ho riassunto, sono i tre romanzi della trilogia, quindi vi ho scritto Il Visconte dimezzato, che sarà diviso da una cannonata, riuscirà poi ad avere una visione più chiara e coerente del mondo. Il barone rampante che sale su questi alberi non lo fa per allontanarsi dalla realtà, ma per provare a guardare la realtà dall'alto, e sapete che dall'alto si vede sempre meglio che dal basso. E poi, quindi, per poter partecipare, vi ho scritto agli eventi della storia con maggiore intensità. E questo cavaliere poi senza corpo, invece, il corpo non diventa quella zavorra e lui riesce a svolgere in maniera impeccabile questa missione, quindi quasi una divisione tra razionalità e interiorità. Ecco, quindi di nuovo in questo mondo che è labirintico, come vi ho detto, che spesso è irrazionale, ecco, lo scopo per ogni uomo è ricercare la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di interpretazione, e non è un percorso facile, neanche se i personaggi lo fanno in maniera così ironica. Però, ecco, ricercare la libertà, vedete, torna sempre, no, in questi autori che hanno vissuto la violenza della libertà, diventa un imperativo. Ci siamo permessi poi con i colleghi di Lettere di mettervi anche un link nel quale potete trovare proprio Il Visconte dimezzato, con tutto il testo, insomma è un testo free, e anche con una critica. Ecco, passo all'ultima fase molto velocemente, poi lascio volentieri la parola appunto ai miei colleghi. Sono gli anni 50, vi ho già detto, siamo in Italia, c'è questa società industriale e ci sono gli effetti del boom economico. Ecco, quando avrete modo di affrontarlo anche nelle discipline di storia, di filosofia, vedrete che il boom economico è come un lampo. Il benessere arriva, ma immediatamente a questo benessere si agganciano o emergono i dati negativi del benessere. E quindi noi ne abbiamo tanti, perché abbiamo l'inquinamento, li leggo, vado a leggere, l'alienazione sul lavoro, la lotta sindacale, il consumismo. Calvino, come vi ho fatto sentire nella parte della biografia, ad un certo punto si accorge che la sua Italia adesso è quella della lotta armata, del terrorismo. Vi avevo messo l'immagine, forse i più giovani non se ne sono accorti, ma è l'orologio della stazione di Bologna, no? Quindi l'attentato di agosto di Bologna e di queste lotte studentesche. E allora che cosa fa? Decide ancora una volta che il suo compito, il suo dovere morale come scrittore è quello di entrare anche dentro questo labirinto che è nuovo, che propone sfide nuove, non ha la bacchetta magica. E cosa vuole fare? Vuole cercare di indicare al lettore, ecco, un modo per potersi districare. E allora qui arriva a stendere, a rappresentare la grande figura di questo personaggio, del quale penso abbiate sentito almeno nome, questo Marco Valdo. Ecco, Marco Valdo che rappresenta un po' questo, lui lo definisce, aspettate ve l'ho messo, questo povero diavolo, che è un uomo semplice che arriva dalla campagna, che viene catapultato in questa città, nella città industrializzata, cementificata, che ormai è veloce, che ormai è alienante, come sono le grandi metropoli, però consentitemi ragazzi, un po' come ormai la nostra vita, e che cosa cerca di fare? Cerca praticamente di trovare in questa città uno scorcio della sua campagna, uno scorcio della sua vita semplice, mentre si rende conto che deve fare i conti con che cosa? Con le esalazioni chimiche, con la cementificazione, insomma, come vi ho scritto, questo contadino inurbato attraverso queste sue vicissitudini cerca, o meglio, ci dà un segnale, un insegnamento molto grande, che forse la città, quel tipo di città, non è un posto adatto agli uomini. Qual è la novità? Allora, prima la resistenza attraverso gli occhi di un bambino, poi parlare dei grandi problemi della vita, della divisione tra il bene e il male attraverso la fiaba, qui attraverso l'utilizzo dell'ironia. E allora che cosa succede? Succede proprio questo, che
analiticamente il problema viene messo bene in evidenza, ma poi viene affrontato in maniera ironica. E quindi diciamo le vicissitudini che capitano a Marco Baldo, tra l'altro anche l'idea nuova di scrivere un romanzo come fossero delle piccole novelle, dei piccoli racconti, ci portano a far capire come sia possibile riuscire a sorridere della propria vita senza arrivare però a ridicolizzarla, riuscire cioè a trovare la capacità di accettare anche quello che la vita ci offre, cercando però di aggredirla con i mezzi che noi umani possiamo. Ecco, è stato tutto veloce, però insomma questo può servire per inquadrare un po' l'autore. Quindi passo volentieri la parola ai colleghi. Grazie. Grazie Antonella, ottima introduzione. Posso fare un commento che non avevo preventivato in riferimento al video che ci hai mostrato? Io non lo sapevo, ho scoperto pochi minuti fa che Calvino ha fatto il liceo classico, quindi ho visto latino, greco, ho visto anche i voti che aveva in matematica e fisica. Qualcuno li ha inquadrati? Non so di che classe fosse quella pagella, però aveva 5 in fisica e 4 in matematica. E io devo parlare adesso del contributo scientifico di Calvino, questo mi toglie qualunque credibilità, e non so come... Sì, la morale è proprio quella, i voti non vi definiscono e non è mai troppo tardi per emergere anche in contesti in cui non vi sareste mai aspettati di dare un piccolo contributo. Esatto. Esatto, infatti questa conferenza è l'esempio di come due discipline apparentemente molto distanti, la letteratura, le scienze, la fisica in particolare, possono comunicare anche tramite un personaggio che magari a scuola aveva 4 in matematica e 5 in fisica. E comunque meno male che mi è stata assegnata la parte scientifica di questa conferenza, perché se posso esprimere un pensiero, penso che pochissime altre persone avrebbero potuto gestire la parte letterale come ha fatto la professoressa Antonella, quindi direi che ognuno il suo ruolo e va bene che funzioni così. Allora, come dicevo, a me tocca gestire questa seconda parte, quella un pochino più scientifica, quindi commentare il contributo di Calvino, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto scientifico, quindi dove si trova la scienza, in particolare dove si trova la fisica nelle opere di Calvino, e ho intitolato questo mio piccolo contributo Metafore e modelli. Perché metafore e modelli? Perché sia le metafore che i modelli sono degli espedienti narrativi per far passare un messaggio, sia in un racconto, in un romanzo, in una poesia, ma anche nella scienza. Le metafore in particolare, ci insegnano i colleghi di lettere, sono delle figure retoriche che permettono il confronto tra due cose molto diverse che però hanno qualche cosa in comune. Sono molto utilizzati in ambito scientifico per far passare a chi ascolta, tendenzialmente agli studenti o a chi è curioso, concetti che magari sono molto complessi o molto astratti. Quando si usa una metafora, però, è ovvio che le parole non vanno intese alla lettera, ma servono per, come dire, per
creare un'immagine per suscitare una visione, un'analogia nella mente di chi ascolta, per evocare una sensazione, ok? E sono utilissime per colmare quel divario che c'è tra il gergo inevitabilmente complesso delle materie scientifiche e il linguaggio quotidiano. In questa slide, ecco qui, in questa slide ho messo un paio di esempi. Ok, quello di sinistra dovrebbe essere abbastanza, come dire, familiare ai miei studenti di quinta scientifico, non me ne vogliano le altre due quinte, ma è facilissimo. Si vede in alto a sinistra il tracciato di un elettrone che prova a passare attraverso un conduttore, un filo di metallo. Ok, è una corrente elettrica. Ora, quando si spiega in classe come la corrente elettrica fluisce attraverso un conduttore, bisogna tirare inevitabilmente in ballo concetti sofisticati come l'elettrone, la carica, il campo elettrico che forza gli elettroni, che sono quelle particelle blu che seguono quella traiettoria blu, a, come dire, muoversi verso sinistra, quando gli elettroni si muovono verso sinistra perché sono obbligati a farlo, perché c'è un campo elettrico che li obbliga a farlo, inevitabilmente si scontrano contro gli atomi fissi che costituiscono la struttura solida del materiale conduttore. E chiaramente immaginarsi come un elettrone, che è qualcosa che non si riesce a vedere, si muove all'interno di un materiale solido di cui devo immaginare la struttura microscopica, diventa uno sforzo, come dire, immaginativo importante, che è alleggerito se si fa appunto un'analogia, se si usa una metafora. In questo caso una metafora utile è quella di un pannellino di legno dove sono piantati tanti chiodini, diciamo, che sporgono dal pannello stesso, e una pallina ci passa attraverso rimbalzando e seguendo quel percorso, diciamo, caotico, che in qualche modo evoca quello che fa un elettrone quando prova a passare attraverso un materiale conduttore. Quindi, diciamo, le analogie vanno prese non alla lettera ovviamente, ma servono, come dicevo prima, per suscitare un'immagine, per evocare una sensazione, dal molto molto piccolo al molto molto grande. Einstein ci dice che lo spazio-tempo è la realtà nella quale viviamo, è una struttura a quattro dimensioni che è incurvata dalla presenza di masse, e la luce stessa risente di questa curvatura. Chiaramente è un concetto molto astratto da far passare. Qual è la metafora che tendenzialmente, che di solito si utilizza per far passare questa idea, che matematicamente è descrivibilissima? Chiaramente immaginarlo è un po' più complicato. Una buona metafora, una buona analogia, è immaginare lo spazio-tempo non tanto come una struttura a quattro dimensioni, ma come una semplice struttura a due dimensioni, un telo, magari morbido, magari elastico, che le masse curvano e obbligano tutto ciò che gli si muove intorno, luce compresa, a seguire delle traiettorie curve. Quindi le metafore sono utilissime sia in letteratura ma anche nelle materie scientifiche per evocare suggestioni, per evocare immagini. Per quanto riguarda i modelli sono delle rappresentazioni concettuali di qualcosa di reale che sono capaci di spiegare un determinato fenomeno e anche di prevedere qualcosa di nuovo. E chiaramente anche questi i modelli sono semplificazioni che spesso e volentieri ammettono una formalizzazione matematica. Primo fra tutti, e questo lo conoscete sicuramente tutti, tutte le quinte, anche la quarta che è seduta là in fondo, la storia dei modelli atomici. Quando gli scienziati furono convinti che la materia era formata da piccole, come dire, particelle indivisibili, tra l'altro la parola stessa atomo vuol dire indivisibile, la prima idea, il primo modello di atomo era quello del mattoncino. Okay, il classico mattoncino, il costituente ultimo fondamentale della materia, che non era costituito da nient'altro se non qualche decina d'anni dopo, un centinaio di anni dopo, Thomson scopre che l'atomo è divisibilissimo. Ci sono gli elettroni all'interno dell'atomo. La domanda sorge spontanea: come sono distribuiti gli elettroni all'interno dell'atomo? Il classico modello a panettone, okay, il plum pudding model, okay, il modello atomico di Thomson, ipotizza che questi elettroni, queste particelle subatomiche, sono disposte uniformemente all'interno di questa pasta, uniformemente carica positivamente. Chiaramente i modelli successivi sono più raffinati, Rutherford e Bohr, immaginano che la carica positiva dell'atomo sia tutta concentrata nel centro, e quindi l'atomo, più che a un panettone con i canditi, è simile a un sistema solare. Bohr, modellino più raffinato del modello di Rutherford. Il modello attualmente più raffinato di atomo che abbiamo è il modello di Schrödinger, che tratta l'elettrone
come una particella, ma anche come un'onda. Ora, chiaramente le metafore riescono fino a un certo punto. Come riusciamo a immaginare qualcosa che è contemporaneamente un'onda e contemporaneamente una particella? Non abbiamo nessun aggancio mentale. Qui ci viene in aiuto la matematica. Se sapete interpretare quell'equazione che ho riportato in basso a destra, quell'equazione descrive qualcosa che noi chiamiamo elettrone, che il modello prevede essere sia un'onda di probabilità, ma anche una particella. Cosa c'entra Calvino in tutto questo? Calvino c'entra perché, come diceva la professoressa De Bortoli, è stato, come dire, famoso per la sua abilità di fondere l'immaginazione letteraria con concetti scientifici, creando delle storie surreali, ironiche, divertenti, che esplorano temi scientifici come il caos, la matematica, l'astronomia, intrecciando appunto sia temi scientifici che narrativa. Ho scelto di concentrarmi su tre opere, ve le presento in quest'ordine, che tra l'altro è anche l'ordine cronologico con il quale sono state pubblicate: Le Cosmicomiche, Ticon Zero e Palomar. Parto dalle Cosmicomiche, che è una raccolta di 12 racconti, appunto umoristici e surreali, su universo, evoluzione, spazio e tempo, narrati da questo personaggio, che se vogliamo è un non personaggio, non si capisce se è un essere umano, un dinosauro, un batterio, un essere che assista agli eventi, che Calvino simpaticamente chiama QFWFQ. È un nome palindromo, si legge sia da sinistra che da destra allo stesso modo, e questo già vi fa capire come Calvino si divertisse a giocare anche con le parole. Cioè, ma ve lo immaginate il protagonista di una serie di racconti che si chiama QFWFQ, che è un nome palindromo, che ridere, è lo spirito di Calvino. Okay? Calvino infatti si diverte appunto a utilizzare la scienza per creare delle situazioni paradossali in questa costante sfida narrativa. La cosa interessante di questi 12 racconti è che è vero che sono racconti di fantascienza umoristica, tra l'altro ve ne accorgete leggendo i titoli di questi 12 racconti che compongono la raccolta, ma ciò che dà, come dire, ciò che dà spessore a questa raccolta di racconti è il fatto che ogni racconto è in qualche modo verosimile. Ogni racconto è preceduto da una breve introduzione scientifica che in qualche modo aiuta il lettore a capire di quale argomento scientifico si sta parlando: dell'espansione dell'universo, dell'inizio del tempo, del modello cosmologico in voga negli anni 40, dell'evoluzione dei dinosauri, della propagazione della luce. Quindi ogni racconto, breve tra l'altro, contenuto in questa raccolta Le Cosmicomiche, inizia con un breve incipit che è tecnicamente, fisicamente e scientificamente corretto e che porta il lettore a entrare nel adesso in questo racconto si parla di questa cosa. Ho scelto tra i 12 racconti, ne ho scelti tre. Il primo si intitola Tutto in un punto e racconta di quello che è avvenuto 13,7 miliardi di anni fa, quando l'universo era compresso in un punto fondamentalmente. Se volete torno un attimo indietro. Qui in questa slide ho messo sulla destra un modello, okay, un disegno semplificato di come, secondo le attuali conoscenze, l'universo è nato, si è evoluto e si sta evolvendo. Il tempo scorre in quell'immagine da sinistra verso destra, e l'istante di sinistra, quello in cui c'è quella specie di lampo, di flash iniziale, rappresenta quello che conosciamo come Big Bang, il grande botto, che è il punto iniziale da cui è iniziato tutto. Ecco, Calvino, nel racconto contenuto nelle Cosmicomiche, Tutto in un punto, si concentra su quello che avveniva in quell'istante iniziale. Tra l'altro il titolo è suggestivo, Tutto in un punto. E partendo appunto dalla teoria del Big Bang, avvenuto quasi 14 miliardi di anni fa, il racconto parla di questo gruppetto di personaggi strampalati, insoliti, che sono costretti a questa strana convivenza. Non essendoci lo spazio, sono costretti a vivere tutti in un unico punto, appunto l'istante, il luogo di questa grande esplosione iniziale. Nel racconto poi si sviluppano delle sottotrame, c'è la signora Pina che fa le tagliatelle per tutta la famiglia, insomma è molto divertente, insomma, vedere come Calvino gestisce questa cosa. E vi voglio far capire lo stile di Calvino, voglio trasmettervelo leggendo un breve estratto di questo racconto che si intitola appunto Tutto in un punto. Si capisce che si stava tutti lì, fece il vecchio QFWFQ.
E dove altrimenti? Che ci potesse essere lo spazio, nessuno ancora lo sapeva. E il tempo? Idem. Cosa volete che ce ne facessimo del tempo, stando lì pigiati come acciughe? Ho detto pigiati come acciughe, tanto per usare un'immagine letteraria. In realtà non c'era spazio nemmeno per pigiarci. Ogni punto di ognuno di noi coincideva con ogni punto di ognuno degli altri, in un punto unico che era quello in cui stavamo tutti. Non lo so, a me questa cosa fa un sacco ridere, nel senso, cioè, raccontare l'inizio del tempo con questo espediente in cui c'è questa famiglia di strampalati personaggi che devono condividere lo stesso, non appartamento, lo stesso punto matematico, punto fisico, a me fa un sacco sorridere. Così come fa un sacco sorridere un altro racconto che si intitola Gli anni luce, dove il protagonista ha a che fare con uno strano dialogo, tra l'altro l'immagine che ho generato con un algoritmo di intelligenza artificiale evoca quello che si legge in questo racconto. Il protagonista ha a che fare con uno strano dialogo con un altro interlocutore che si trova su un'altra galassia. Dov'è, diciamo, l'ironia? Dov'è il surreale? È il fatto che la luce, per quanto viaggi rapidamente, viaggia a 300.000 km al secondo, sulle grandi distanze appare lentissima. A noi perché la luce pare propagarsi in maniera immediata? Perché le distanze che deve coprire non sono molto grandi. 300.000 km al secondo come velocità è una velocità per i nostri standard praticamente infinita. Per noi la luce si propaga in modo praticamente istantaneo. Ciò non è vero se la luce è obbligata a percorrere distanze molto, molto grandi. Su distanze molto, molto grandi la luce è lenta. Lentissima. La luce impiega un secondo per arrivare da qui fino alla Luna e un altro secondo per tornare indietro. Vuol dire che se voi aveste uno specchio posto sulla Luna, ok, l'immagine di quello che voi fate vi arriverebbe 2 secondi dopo. La luce dal Sole alla Terra impiega 8 minuti. Ok, per coprire 150 milioni di chilometri. Galassie che sono molto molto distanti possono essere messe in comunicazione solo se avete la pazienza di aspettare il tempo necessario affinché un messaggio vada e torni. L'aspetto surreale di questo racconto è che c'è un osservatore, un personaggio su una galassia, un altro personaggio su un'altra galassia, distante, se non mi ricordo, facciamo finta un anno luce, e il primo osservatore dice all'altro: oh, guarda che ti ho visto un anno. Lui riceve il messaggio: ti ho visto. Mi hai visto fare cosa? Un altro anno. Ti ho visto fare questa cosa un anno fa. Ma aspetta, un anno fa dal mio punto di vista. E si sviluppa così, ok? Quindi diventa surreale come dialogo, perché non si capisce a quale evento ci si sta riferendo, visto che la trasmissione dei messaggi non è immediata come ci aspettiamo. E questo vi fa capire che nella fisica i messaggi, i segnali, hanno bisogno di un certo tempo per propagarsi. E tra l'altro la cosa ancora più surreale è che mentre questo avviene l'universo si espande. Se l'universo si espande diventa sempre più, come dire, difficile mandare e ricevere messaggi, cioè bisogna aspettare un tempo sempre più lungo e lo sviluppo, diciamo, diventa alla fine poi lo sviluppo poi della storia si risolve in un alla fine non si sa più cosa sta succedendo, perché le galassie si stanno allontanando a una velocità talmente elevata che non c'è più modo di comunicare tra i due osservatori. Infatti, appunto, ho scritto che ne nascono questi esilaranti equivoci che saranno destinati a rimanere tali per sempre, dal momento che l'espansione accelerata dell'universo fa sì che il dialogo tra queste due persone è destinato a interrompersi nel momento in cui le due galassie si allontanano l'una dall'altra a una velocità più grande di quella della luce. In questa terza cosmicomica, l'ultima che commento oggi pomeriggio, Giochi senza fine, si fa riferimento a una teoria che era in voga negli anni 40, che si chiama teoria dello stato stazionario, che è una teoria cosmologica che descrive come l'universo è nato e come si sta evolvendo, quindi accetta il fatto che l'universo sia nato in un certo istante del passato, che si stia espandendo, se però, come tutti voi ve lo aspettate, una cosa che si espande diluisce la sua densità. Questa teoria dello stato stazionario prevede che mano a mano che l'universo si espanda venga creata dal nulla della materia che garantisce alla densità di rimanere sempre questa.
E il protagonista QFWFQ racconta la sua infanzia trascorsa a giocare con queste biglie di atomi di idrogeno che vengono lanciate nelle curvature spazio-temporali dell'universo in competizione con un altro bambino che si chiama PFWFP, sempre un altro nome simpatico, ognuno con la propria galassia in spasmodica gara fino all'inseguimento finale. Anche qui le parole di Calvino ci fanno capire in che modo l'idea di galassie che si espandono, spazio curvo e atomi, particelle che devono seguire obbligatoriamente queste traiettorie, come quest'idea riesce a essere resa. Nelle corse si sa qual è il segreto, tutto sta a come si prendono le curve. La galassia di PFWFP tendeva a stringerle, la mia invece ad allargarle. Allarga, allarga, ecco che finiamo sbalzati fuori dall'orlo dello spazio, con PFWFP dietro. Continuiamo la nostra corsa, col sistema che si usa in questi casi, cioè creandoci lo spazio davanti a noi man mano che avanziamo. Questa è l'espansione dell'universo. Tra l'altro questo gioco delle biglie, il fatto che loro giocassero a biglie con questi atomi di idrogeno, che dovevano essere ionizzati, ma insomma dettagli tecnici, si capisce come gli atomi di idrogeno risentono dei campi magnetici e dei campi gravitazionali. Avendo massa, loro tendono a seguire i campi gravitazionali, avendo una carica elettrica tendono a seguire, ad arrotolarsi, come si vede nella figura, intorno ai campi magnetici. Quindi questa idea delle particelle massicce e cariche che risentono nel loro moto dei campi gravitazionali e magnetici è resa in questo altro estratto del racconto che dice: nel dare il colpo all'atomo bisognava calcolare bene gli effetti, le traiettorie, saper sfruttare i campi magnetici e anche i campi di gravitazione. Altrimenti la pallina finiva fuori pista ed era eliminata dalla gara. L'altro racconto che brevemente vi presento a sfondo scientifico è Ticon Zero. Ticon Zero perché si capisce subito che parla di qualcosa di scientifico? Perché Ticon Zero è, i miei studenti di quinta scientifico lo sanno quasi sicuramente, con Ticon Zero ci si riferisce all'istante iniziale di un qualunque fenomeno fisico. Okay? Quando si studia un fenomeno fisico, una pallina che rimbalza, un pendolo che oscilla, un elettrone che ruota, un proiettile che viene lanciato, l'istante di tempo iniziale viene battezzato con la dicitura Ticon Zero. E nell'idea di Calvino, Ticon Zero è l'istante iniziale da cui poi si susseguono altri istanti, Ticon 1, Ticon 2, Ticon 3, Ticon 4, durante i quali la storia prosegue, durante i quali il sistema fisico evolve in una serie di fotogrammi che appunto rappresentano diverse versioni dell'universo e che si sta appunto evolvendo nel tempo. Con le parole di Calvino stesso vi voglio riassumere il senso di questo racconto, che se volete è evocato in quest'altra immagine, questa serie di eventi, okay, di fotogrammi. Calvino dice, riferendosi a questo romanzo che questa raccolta di racconti, scusate, che ha scritto, dice Calvino: in Ticon Zero cerco di vedere il tempo con la concretezza con cui si vede lo spazio, e lo spazio e il tempo sono fondamentali nelle scienze, soprattutto nella fisica. Nel racconto ogni secondo, ogni frazione di tempo è un universo. Ho abolito tutto il prima e tutto il dopo, fissandomi così sull'istante nel tentativo di scoprirne, l'infinita ricchezza. Vivere il tempo come tempo, il secondo per quello che è, rappresenta un tentativo di sfuggire alla drammaticità del divenire. Ticon Zero contiene l'affermazione del valore assoluto di un singolo segmento del vissuto staccato da tutto il resto. C'è un'esortazione, se volete, che Calvino vi fa a vivere il presente, cioè l'istante presente. Ticon Zero. L'ultima opera di Calvino di cui vi volevo parlare, che si riaggancia un po' a quello che dicevamo prima, ok, un po' per chiudere il cerchio, è Palomar. Ora, Palomar probabilmente è un nome che alla maggior parte di voi non dice nulla,
ma l'osservatorio di Monte Palomar è un osservatorio astronomico americano da cui sono state fatte delle osservazioni rivoluzionarie per quanto riguarda la nostra concezione cosmologica moderna. E Palomar è il nome del protagonista di questo romanzo, questo è un romanzo, non è più una raccolta di racconti, scritto nell'83, credo a pochi anni dalla morte, perché Calvino muore negli anni 80, esatto, quindi scritto a pochi anni dalla morte, in cui appunto questo Palomar, il protagonista, è un uomo molto pacato, ma in realtà con il mondo circostante, quindi un pochino inquieto, e lui questo mondo lo osserva nei suoi più piccoli e minuti particolari. Il nome, come dicevo, del protagonista è dichiaratamente ispirato dall'osservatorio astronomico di Monte Palomar, dove è collocato il famoso telescopio Hale, che diventa nel racconto una metafora per il bisogno di conoscenza insito nell'uomo. Qui emerge non tanto la fisica, emerge quello che la scienza si prefigge di fare. La scienza, l'ho evidenziato in grassetto, osserva, tutti gli scienziati osservano e Palomar osserva. Palomar è un osservatorio astronomico, il protagonista non può fare altro che osservare. Perché? Perché c'è bisogno di saziare questo bisogno di conoscenza insita nell'uomo. Calvino dice, riferendosi a Palomar, che rileggendo il tutto mi accorgo che la storia di Palomar si può riassumere in due frasi. Un uomo si mette in marcia per raggiungere passo a passo la saggezza. Non è ancora arrivato. Vuol dire che la scienza ha questo come obiettivo finale, raggiungere la conoscenza, la verità ultima delle cose, la verità ultima, la struttura ultima della realtà, la ricerca della verità di cui si parlava prima, è un po' questo, è quello che fa la scienza. La scienza fa ricerca per scoprire la realtà ultima delle cose. Non è ancora arrivato, vuol dire che in fondo è una ricerca che molto probabilmente non avrà fine, ma nonostante tutto continuiamo a farla. E in tutta la produzione di Calvino, soprattutto la parte in cui si fa esplicitamente riferimento alla scienza, emerge una concezione che è cosmicocentrica, in cui al centro non c'è più l'uomo, l'uomo non è più il protagonista delle storie, ma il protagonista delle storie diventa in qualche modo il palcoscenico, l'universo e il cosmo, il protagonista delle storie di Calvino, che non sono storie di fantascienza, sono storie di fantascienza ironica, ok? Quindi quando voi prendete l'uomo e lo delocalizzate dal ruolo di protagonista, l'uomo inevitabilmente si sente angosciato, si sente sgomentato. Calvino riesce a esorcizzare questo sgomento con l'arma della comicità, con l'arma della commedia, per quello le cosmi comiche. E qui emerge di nuovo l'aspetto giocoso del carattere di Calvino. Ora, non volevo togliere troppo tempo a Sofia, qua avevo messo due brevissime informazioni sull'osservatorio di Monte Palomar. Qui c'è Albert Einstein che sta osservando, accompagnato da Edwin Hubble. Edwin Hubble è stato colui che dall'osservatorio di Monte Palomar ha scoperto per primo che l'universo si stava espandendo. In realtà ha fatto questa scoperta all'osservatorio di Monte Wilson, sempre in America, dove è stata scattata questa foto, ok? Le ricerche poi sull'espansione dell'universo sono state portate avanti sempre da Hubble, che è quel tizio sullo sfondo, appunto nell'osservatorio di Monte Palomar. E qui si vede Albert Einstein che sta osservando attraverso il telescopio di Monte Wilson, accompagnato da Hubble, il fatto che effettivamente l'universo si sta espandendo. E la cosa divertente di questa fotografia è che Albert Einstein non credeva al fatto che l'universo si stesse espandendo. Si dovette ricredere, quindi anche i grandi si ricredono, perché l'osservazione non mente mai e Palomar osservava. Questo è un piccolo grafico che vi fa vedere come più andate distanti nello spazio, più rapidamente le galassie si allontanano, l'espansione di Hubble, ma non mi ci voglio dilungare troppo. Voglio solo concludere con due citazioni. La seconda è di Calvino, che è il protagonista dell'incontro di oggi. La prima è una citazione di Richard Feynman,
che è quel mattacchione che sta suonando due bonghi lì in alto a destra. Ora, anche se non sembra dall'immagine, Richard Feynman è stato uno dei fisici più brillanti di tutto il Novecento, premio Nobel nel 65, negli anni 60, ok, per i suoi studi sull'elettrodinamica quantistica, che sembra un parolone, ma è semplicemente lo studio delle interazioni che avvengono tra le particelle elementari su scala molto molto piccola. E ciò che avviene su scala molto molto piccola è completamente diverso da ciò che avviene per noi esseri umani nel mondo reale. Però dobbiamo accettarlo: se la natura funziona così, su scala molto molto piccola, se gli elettroni possono essere sia particelle che onde e noi non riusciamo a immaginarcelo, dobbiamo farcene una ragione. Questa elettrodinamica quantistica, un po' il gioiello della ricerca scientifica di Richard Feynman, è una teoria che descrive benissimo come si comportano le particelle subatomiche, come interagiscono, però è inafferrabile dai nostri sensi, perché non riusciamo a immaginarcelo. E Feynman, il padre dell'elettrodinamica quantistica, quel tizio, ripeto, che sta suonando i bonghi con quel sorrisino, dice: dal punto di vista del buon senso, l'elettrodinamica quantistica descrive una natura assurda. Tuttavia, è in perfetto accordo con i dati sperimentali. Mi auguro, quindi, che riusciate ad accettarne la natura per quello che è: assurda. Però, per me, parlare di questa assurdità è un divertimento, perché lo trovo incantevole. E questo sembra Calvino. Sembra Calvino che parla. Per me parlare di queste assurdità è un divertimento, perché lo trovo incantevole. Parlare di cose assurde, renderle apparentemente ridicole e nel frattempo spiegarle e nel frattempo evocare quelle sensazioni, a questo punto non si sa più se è tipico dello scienziato che sa fare bene il suo lavoro anche di divulgatore o del narratore, del romanziere che riesce a scrivere storie suscitando emozioni. Quindi, come Feynman parla come se fosse un romanziere, Calvino parla come se fosse uno scienziato e dice: io credo che esista una realtà e che ci sia un rapporto, seppure sempre parziale, tra la realtà e i segni con cui la rappresentiamo. La ragione della mia irrequietezza stilistica, dell'insoddisfazione riguardo ai miei procedimenti, deriva proprio da questo fatto. Io credo che il mondo esista indipendentemente dall'uomo. Il mondo esisteva prima dell'uomo ed esisterà dopo. L'uomo è solo un'occasione che il mondo ha per organizzare alcune informazioni su se stesso. E questo è un atteggiamento squisitamente scientifico, ed è Calvino che parla. Quindi la letteratura è per me una serie di tentativi di conoscenza e classificazione delle informazioni sul mondo, il tutto molto instabile e relativo, ma in qualche modo non inutile. Il legame tra letteratura e scienza, secondo me, qui emerge fortissimo. Io credo di aver parlato anche troppo. Lascio la parola a Sofia, che penso che chiuderà col botto questa nostra carrellata di riflessioni. Grazie. Ecco, allora adesso lasciamo la parola a Sofia. Quindi avete visto, abbiamo cercato di seguire con questo percorso le varie fasi, no? Quindi l'utilizzo dello sguardo nuovo sui fatti crudi del periodo, appunto, della Resistenza, il desiderio poi di sfruttare questa strada e quindi di utilizzare la fantasia, la fiaba, per riuscire ad indagare l'uomo. Quindi vedete, c'è sempre il desiderio di indagare questo labirinto, e indagare è l'azione che fa l'uomo di scienza. Poi abbiamo detto, c'è tutta la fase che riguarda il boom economico e quindi prendersi carico, no, delle emergenze di quel periodo con l'ironia, e abbiamo citato Marco Baldo, e poi la parte finale, quella scientifica, che il professor Daniele ha saputo regalarci accattivando proprio la nostra attenzione. Torniamo allora indietro e quindi lasciamo a Sofia la parte conclusiva importante, quella in cui Calvino però non può dimenticare che, benché il cosmo esista anche senza l'uomo, l'uomo ne fa parte, e quindi cerca di indagare che cosa sia alla fine l'uomo e quindi che cosa siamo alla fine noi. Grazie.
Bene, allora io parlerò del Visconte dimezzato, è appunto un breve romanzo di Italo Calvino, è stato scritto nel 1952 e questa è una delle prime edizioni dell'Einaudi e fa parte insieme al Barone Rampante e al Cavaliere Inesistente della trilogia degli antenati che è stata pubblicata nel 1960 e fatto molto importante è che gli antenati, i nostri antenati sono appunto tre libri che danno un'immagine ossessiva, come il Visconte dimezzato parla appunto di questo uomo diviso a metà, il Barone Rampante invece di questo ragazzo, di questo bambino che decide di andare a vivere sugli alberi per appunto vedere il mondo dall'alto e invece il Cavaliere Inesistente che appunto parlerà di un'armatura vuota, un'armatura senza uomo e queste tre immagini appunto le ritroviamo in una caratteristica dell'autore. Il Visconte dimezzato sarà ambientato alla fine del Cinquecento, il narratore è il nipote del protagonista e il personaggio principale è appunto il Visconte Medardo di Terralba che entrerà a far parte dell'esercito cristiano e si recherà in Boemia per insieme al suo fidato Curzio e appunto andrà a sconfiggere i turchi, andrà a combattere contro i turchi in Boemia, però in una battaglia campale rimarrà diviso a metà da una palla di cannone e da questo si suppone che sopravviva solo la parte cattiva del Visconte e quindi questa in seguito farà ritorno dopo a Terralba e da qui il Visconte instaurerà un clima di terrore e di ostilità sia nei cittadini appunto di Terralba ma anche con i propri familiari come appunto il nipote, con la balia, con il padre e infatti ci sono vari episodi come per esempio cercherà di avvelenare il nipote con dei funghi velenosi, costruirà delle prove false contro la balia Sebastiana e riuscirà a farla esiliare a Prato Fungo che sarà la terra dei lebbrosi, era la terra dei lebbrosi e anche fatto più importante penso causerà la morte del padre perché il padre viveva dentro questa voliera dal momento che era appassionato di uccelli e dentro questa voliera addestrava tutti gli animali e causerà la morte di un uccellino prediletto del padre e di conseguenza anche il padre morirà. Quindi diciamo che il Visconte girava per questa città, per Terralba, con una gruccia, che era una specie di stampella, e si farà costruire anche delle macchine che causeranno praticamente ogni cosa che colpivano, la dimezzavano a metà e quindi voleva imporre a tutto il mondo che lo circondava la sua pena, quella che gli era stata imposta, il fatto di essere diviso a metà, il fatto di non avere una totalità del suo corpo e quindi impone a tutti coloro che lo circondavano questa sua pena. Però ci sarà una svolta alla storia che non possiamo definire positiva perché quando il narratore, quindi il nipote del Visconte, si recherà al lago per pescare e, senza riuscire insomma, a prendere nessun pesce, il Visconte, una parte del Visconte, si avvicinerà a lui e gli regalerà questo anello prezioso e inoltre lo salverà dal morso di un ragno velenoso facendosi pungere al suo posto. Per proteggerlo infatti e da questo dopo altri episodi il nipote capirà che era sopravvissuta anche la parte buona del Visconte e che appunto verrà definita come buona invece l'altro avrà l'appellativo di gramo e soltanto che la metà buona, a differenza del gramo, viveva come un eremita nei boschi di Terralba e soprattutto cercherà, dopo il suo ritorno, di aggiustare le azioni malvagie che aveva commesso il gramo, quindi proporre il suo aiuto a tutti i cittadini, alla famiglia, quindi al nipote, alla balia, però diciamo avrà sempre degli esiti.
Ecco, sì, avrà degli esiti drammatici e quindi se da una parte la parte del gramo era evidentemente disumana e crudele, dall'altra invece l'altro era insopportabilmente buono e quindi diciamo che gli abitanti di Terralba non sopportavano più né la parte del gramo, che era appunto crudele e malvagia, ma neanche quella del buono, perché era esagerato. E questa lotta tra i due, che poi si andranno ad incontrare, amplierà questo conflitto, amplierà sempre di più con l'amore per Pamela, perché entrambi si innamorano di questa contadina e lei, in modo anche abbastanza giudizioso ed esplicito, rifiuterà tutte e due le parti, perché c'era un'esagerazione da entrambe le parti, sia dal gramo che dal buono, e solo che poi i genitori costringeranno Pamela a sposarsi con una delle due parti del visconte, quindi appunto gli abitanti non sopportavano più nessuna delle due parti e il nipote e il dottore, che era un caro amico del nipote, del narratore, escogiteranno un piano per riunire queste due parti, il gramo e il buono. E l'occasione appunto arriverà con il giorno delle nozze, quando appunto una delle due parti si dovrà sposare con questa contadina, con questa fanciulla Pamela, e in primo luogo arriverà la parte buona del visconte, in seguito arriverà anche il Medardo cattivo e tra i due inizierà un conflitto, una lotta, un litigio e i due concludono, decidono di ritrovarsi il giorno seguente per appunto iniziare un duello. Colui che avrebbe vinto questo duello avrebbe preso in sposa appunto Pamela. Il giorno del duello arriva e le due parti si feriscono proprio dove sono state divise, quindi dopo un intervento chirurgico il dottore riuscirà a riunire queste due parti e ci sarà appunto l'unione di Medardo. E questa divisione, questo dimidiamento del visconte viene letto ha varie interpretazioni critiche e viene letto dai lettori in maniera diversa. La prima è in maniera un'interpretazione più ideologica della guerra fredda, quindi dalle due parti, dalla parte del buono e del gramo, vengono viste gli due schieramenti nemici che sopravvivono solo con la battaglia e non riescono ad annullarsi a vicenda, quindi uno non sconfigge l'altro e sopravvivono solo con la lotta tra i due. Invece dall'altra parte c'è questa divisione, da una parte del racconto più realistico, quindi quello storico di avventura, e dall'altra invece quello più fiabesco, allegorico, che era appunto un racconto, come ha detto anche la professoressa De Bortoli, che a Calvino ha molto a cuore il racconto fiabesco. Però diciamo che queste due interpretazioni vanno di pari passo, perché lo stile fiabesco sarà appunto una chiave di lettura del messaggio che voleva dare Calvino. E il messaggio appunto di questo dimidiamento del visconte non è tanto la differenza tra il bene e il male, sì, che comunque potrebbe essere anche un messaggio principale, ma soprattutto sull'identità e sul doppio della propria persona. Quindi Medardo appunto si ritroverà diviso in due parti e quindi il messaggio di Calvino era proprio quello di combattere tutti i dimidiamenti dell'uomo e auspicare a una totalità, che poi alla fine si andrà a vedere che questa totalità questa aspirazione è difficile e complessa da raggiungere e sarà anche quasi impossibile, perché diciamo che da questa ambientazione realistica e uno sviluppo fantastico come appunto
solo la divisione, l'unione di Medardo, che scientificamente non è possibile, e appunto si andrà a vedere come all'inizio del racconto, dove Medardo è ancora unito, e non ci sia né un volto né una personalità del personaggio, e neanche alla fine, quando Medardo ritorna unito, non si saprà che fine fa il visconte. Il racconto è incentrato proprio su Medardo diviso, quindi tutto il racconto è incentrato su una divisione e non la persona stessa unita. Quindi diciamo che il messaggio di Calvino era che nel dimidiamento ci sia effettivamente la vera identità della persona. E quindi diciamo che Calvino voleva soprattutto dimostrare e far vedere la personalità dell'uomo contemporaneo, che è quello di adesso, che si sente nemico di se stesso e soprattutto diviso in se stesso. E come anche rilascerà in un'intervista, che ho inserito la frase, nel 1983, dichiarerà che tutti ci sentiamo in qualche modo incompleti, tutti realizziamo una parte di noi stessi e non l'altra. E quindi poi dopo, guardando anche in una visuale più ampia con appunto i nostri antenati, Calvino voleva ricostruire l'albero genealogico dei nostri antenati e soprattutto in ogni volto di ogni personaggio cela una caratteristica di ognuno di noi, che ci circonda e circondava appunto Calvino. Ma come ho detto prima, questa aspirazione rimane sempre, cioè il fatto di riuscire ad auspicare una totalità rimane sempre complessa e difficile, quasi praticamente impossibile. Quindi infatti poi dopo si vedrà che non ci sarà neanche un lieto fine al romanzo, perché lo stesso narratore, quindi il nipote del visconte, che era rimasto insomma abbastanza in disparte nella vicenda, solo in alcuni episodi compare, appunto si sentirà cioè proverà una scissione interna e intima, perché il suo amico, il dottore, dovrà partire, dovrà salire su questa nave e partire, e quindi lui appunto con proprio le parole si sentirà triste e manchevole, e alle volte proprio lui dirà che si crede incompleto, però pensa questa solo magari sarà la solo perché sono soltanto giovane, e la frase finale proprio che conclude tutto il romanzo è: io rimasi qui in questo mondo pieno di responsabilità, di fuochi fatui, che i fuochi fatui, piccola curiosità, sono delle fiammelle che vengono rilasciate appunto dai gas, dai cadaveri, che il dottore si divertiva insomma ad andare a cercare nei cimiteri. E quindi è molto toccante il fatto che lui rimanga solo, senza appunto il suo amico, in questo mondo pieno di responsabilità, di fuochi fatui. E infine ho voluto inserire una frase che è alla fine del romanzo, negli ultimi capitoli, quando però ancora il visconte era dimezzato, ed è la parte del Gramo che parla, ha un dialogo con Pamela e gli dirà: ogni incontro di due esseri al mondo è uno sbranarsi. Da questo ho voluto scrivere un piccolo pensiero. Ogni incontro di due esseri al mondo è uno sbranarsi, la presenza del male ci consuma, ma quando quest'ultimo ci rende impotenti di amare, ci uccide. Il contatto tra due corpi è una lotta continua, come quando il calore rovente incontra la durezza del gelo pungente. È sempre un ti amo ma, vorrei ma non posso, le circostanze, le dicerie. Il male annulla ogni sentimento di amore e compassione, certo destinati ad amarsi, ma condannati a distruggersi. Ogni incontro umano è uno sbranarsi, perché l'uomo è a conoscenza di questo male. Anche in amore, come nell'odio, il meccanismo rimane il medesimo. Allora come mai ci affidiamo alle persone che tanto amiamo, se sappiamo che queste sono in grado di distruggerci? È proprio questo che definiamo bene. Grazie. Va
bene, allora speriamo di essere riusciti a darvi una panoramica di quello che è la persona Calvino attraverso, diciamo, la biografia, le opere, l'impostazione letteraria, attraverso il suo amore, interesse, passione verso la scienza che è riuscito a rendere in chiave ironica, e attraverso un'analisi di una sua opera emblematica che è il Visconte di Mezzato. Visto che siamo miracolosamente in straorario, se ci sono delle domande da parte di chiunque di voi, studenti, genitori, curiosi. Prego. Grazie mille. Beh, oltre a complimentarmi per le tre presentazioni, perché sono state veramente esaustive e molto chiare, secondo me ci sono, io ho alcune per tutti, alcune domande. Io rimarcherei, vi aver fatto questa domanda qua, il minor attivismo che ha avuto Calvino nella sua vita, magari rapportato a Leonardo Sciascia o anche ai rapporti che ha avuto lui con Cuba, con l'epoca di Guevara. E poi l'aspetto di Calvino ribelle, cioè quella ribellione che in realtà non era forse, secondo me, quella che si è vista in Cosimo Rondò, quella del barone rampante. La ribellione vera di Calvino, lui l'ha descritta molto bene in Marco Valdo, cioè quell'uomo che non accettava di vivere in una città senza avere il contatto con la natura. Lui cercava la neve, cercava i funghi, cercava l'estate, andava a cercare i fiorellini. Lui, diciamo, era una ribellione diversa, ma una ribellione vera. E poi, questo magari il professor Bongiorno con più enfasi, il Calvino scienziato, cioè quello che lui riteneva essere il maggior poeta italiano, Galileo. Lui descriveva Galileo come il maggior poeta che avevamo noi, perché era riuscito a fare, diciamo, direbbe Dante, direbbe Leopardi, che lui conosceva molto bene, aveva ben chiaro chi fosse, però diceva che probabilmente la scienza rapportava alla letteratura, dava qualcosa di importante per l'uomo, gli dava qualcosa che lo rafforzava e gli creava il contrasto che poi ha avuto con Cassola, sostanzialmente, che lui ha avuto come contrasto con Cassola. Quindi se fate un commento su questi aspetti mi farebbe, e penso a tutti, molto piacere. Grazie. Allora, diciamo, cerchiamo di rispondere velocemente, no? Anche perché comunque i ragazzi questi autori non li hanno conosciuti, non li hanno visti. Allora, mi sentirei di rispondere così. È stato un uomo estremamente attento a ciò che lo ha circondato e ha fatto un qualche cosa che forse altri hanno fatto, cioè non ha voluto distruggere il pensiero e l'azione degli altri scrittori, perché ad un certo punto, io prima ho detto ai ragazzi che ci sono state tante correnti, una di queste per esempio è quella delle neoavanguardie. Allora i ragazzi non hanno ancora studiato il futurismo, lo studieranno, ma il futurismo è un'avanguardia e al tempo di Calvino invece ci saranno le neoavanguardie. Che cosa vuole fare l'avanguardia? L'avanguardia è quel movimento che vuole stupire, vuole andare controcorrente. Faccio forse un passaggio per i ragazzi di quinta, un po' come era stata la scapigliatura a suo tempo, cioè vale a dire qualche cosa, qualcuno che cerca di stupire, di sconvolgere, di mettersi controcorrente, distruggendo ciò che è stato e non, diciamo, cercando di proporre il nuovo, ma che poi il nuovo non resta. Tant'è che il futurismo resta per noi come esempio di arte, ma in letteratura non c'è nulla, resta poco, nel senso che non c'è un fondamento. Quindi queste neoavanguardie avevano cominciato proprio a distruggere tutti questi autori. Calvino invece ha la profondità e la maturità del ricercatore, un uomo molto acuto, però allo stesso tempo, come diceva lei, è un uomo che riesce a leggere la vita attraverso gli occhi della semplicità, perché è questo quello che dobbiamo fare. E nella semplicità c'è anche, mi permetto di dire, il rispetto di tutte le forme espressive. Quindi quando lui prende le distanze dal modo neorealistico di trattare, diciamo, tutti i grossi problemi, lo fa proponendo un modo tutto suo che è nuovo e che è estremamente efficace.
Io prima ho citato per esempio Benigni, no? con la vita è bella, anche una cinematografia, se pensiamo a Fantozzi ad esempio, che io magari non amo molto perché ho difficoltà, però ci ricorda un po' questo Marco Valdo che subisce un po' tutto quello che deve subire. E Sciascia ci denuncia invece un'Italia corrotta dalla mafia, ecco, si addentra in questo. E anche questi racconti però sono fatti, per esempio lui usa molto il giallo, no? In maniera, non so, abbastanza diciamo nuova, no? Quindi una letteratura che deve insegnare per una strada di esplorazione, ecco, questo io mi sento di dire. Mi è piaciuta molto la sottolineatura che lei ha fatto del Calvino ribelle. Nella biografia, adesso magari i ragazzi poi andranno a risentire, insomma, questo prende parte, va in montagna, parte, questa, vede dottore, la pastiglia della mamma, che ho gli avvisi. E quindi non è un uomo, è uno spirito ribelle, perché anche quando abbandona il PC, lo fa in nome di un grande ideale, no? C'è stata l'invasione di questa terra, non lo può accettare. Però la maturità di questo uomo è quella di insegnarci che, soprattutto per gli impulsivi, le grandi rivoluzioni non vengono fatte con delle azioni, diciamo così, impulsive, passatemi la ripetizione, sull'onda, no? Anche dell'entusiasmo, ma cercando di ragionare e di proporre le alternative che poi sono quelle alla portata di tutte, che secondo me sono quelle del buon senso. Per cui Marco Valdo, ed è geniale, che sembra il sempliciotto, la persona sprovveduta, questo povero uomo come lui definisce, in realtà ha la saggezza della semplicità, e mi permetto di fare un aggancio, aperto molto gli orecchi a quel fanciullino che Pascoli ci dice in ognuno di noi, ma che noi tendiamo, ecco, a soffocare, ecco, non so se questo era quello, insomma, più o meno che pensava. E grazie per la provocazione. Bene. Brevemente, per rispondere alla sua domanda barra provocazione, io le cito una frase di Carlo Rovelli, forse lo conosce, sì, che è uno dei, per chi non lo conoscesse, è il, credo, secondo me, è il fisico italiano più importante presente attualmente sulla scena scientifica mondiale. Purtroppo è italiano, lavora in Canada, ma insomma è comunque un'eccellenza italiana. E lui, oltre a essere un fisico di primo ordine, lui si occupa di gravità quantistica, quindi fa ricerca all'avanguardia, è anche un abilissimo divulgatore, un po' come era un ottimo scienziato e un abilissimo divulgatore Richard Feynman, quel simpaticone che suonava i bonghi nell'ultima slide. E in uno dei suoi libri di divulgazione più famosi, Carlo Rovelli dice, cito testualmente: sentire una persona colta che si vanta della sua ignoranza scientifica, perché magari non ci capisce niente di scienza, è altrettanto triste che sentire uno scienziato che si vanta di non aver mai letto una poesia. Tutti i migliori scienziati sapevano qualcosa di filosofia. Einstein leggeva Kant. Tutti i filosofi sanno che aria tira nella ricerca moderna, diciamo, nella ricerca del loro tempo. Tutti gli uomini di cultura devono avere consapevolezza di come si trasmettono i messaggi, quindi saper essere, come dire, pronti a scrivere, a dialogare, a confrontarsi, devono saperne di letteratura e di filosofia, così come i grandi filosofi e letterati devono essere consapevoli della scienza del loro tempo. Quindi cosa faccio? Le dico che sono d'accordo? Certo, quello che è importante è che va bene essere, come dire, padroni e esperti in un campo, ma se sei un esperto in un campo scientifico, per, come dire, per dare tono a quello che sai,
devi saperlo comunicare e devi fare in modo che qualcuno si ricordi di te riuscendo a divulgarlo. Se tu sei un grande uomo di letteratura, non puoi essere digiuno di quello che la scienza del tuo tempo dice su quello che è la realtà, perché alla fine scienza e letteratura hanno un obiettivo comune, è quello di ricercare la verità. Lo fanno con mezzi diversi, lo fanno con strumenti diversi, lo fanno con abilità diverse, ma l'obiettivo comune è quello, ricercare la verità e comunicarlo agli altri. Quindi sì, è un connubio, è un contatto che si deve mantenere e preservare. Sì, sì. Grazie a tutti.